Care concittadine e cari concittadini, oggi è venerdì 12 marzo e con l'aiuto di Deborah Iannaccone, interprete LIS, che ringraziamo, facciamo il punto consueto sull'emergenza Covid-19. Tra un po' ci raggiungerà il dottor Loreto Beilacqua, che è il coordinatore del piano vaccinale per la nostra provincia. Però ecco, questa prima fase la utilizziamo per fare il punto riguardo al discorso dei provvedimenti che il governo ha emanato tramite un decreto legge. Non abbiamo ancora l'ufficialità della comunicazione, ma di fatto possiamo darla come ufficiale, e cioè che da lunedì 15 marzo il Lazio sarà in zona rossa. Quindi facciamo un doppio salto di fatto, no? Passiamo dalla zona gialla e si arriva direttamente in zona rossa. E questo perché? Perché ci sono una serie di indicatori. Il primo è che in sostanza sommati insieme ci fanno entrare appunto nella fascia cosiddetta rossa. Quali sono questi indicatori? L'indicatore è il valore, innanzitutto il valore RT. Che è un valore che, valutato per questa settimana, si riferisce comunque al numero dei contagi della settimana precedente, a una serie di rapporti. C'è un limite numerico che è di 1,25, al di sopra del quale, si passa automaticamente in zona rossa. E attualmente il valore medio per quanto riguarda il Lazio è di 1,3. Poi ci sono altri indicatori che per certi versi, in alcuni casi, sono indicatori che ci dicono che non siamo mediamente, e questo vale sicuramente per la nostra provincia, al di sopra dei 250 casi rispetto a 100.000 abitanti. Siamo al di sotto e anche di fatto la regione Lazio è tendenzialmente al di sotto di questo limite. Però un aspetto invece negativo è che si stanno saturando le terapie intensive. C'è un limite, diciamo, numerico del 30% in termini di percentuale di saturazione, siamo intorno al 28% come valore medio. In sostanza, si sta tornando a verificare ciò che si teme, no? Che quando aumenta il numero dei contagi, a quel punto si rischia appunto di andare ad occupare più posti letto all'interno delle strutture ospedaliere e quindi bisogna dare un freno a tutto questo. È possibile che ci siano dei casi di variante inglese che in qualche maniera alcuni sono stati già dimostrati in alcuni cluster della nostra provincia e quindi tutto questo chiaramente definisce un aumento della possibilità di contagio perché la variante inglese ha questa caratteristica di essere, diciamo, più veloce nel contagiare. Situazione scuole nella nostra provincia. Io questa mattina ho partecipato al tavolo che viene coordinato dalla prefettura insieme alla ASL ed è un tavolo che se non si riunisce comunque si sente praticamente tutti i giorni per valutare i dati e incrociarli e metterli insieme. Rispetto alle scuole abbiamo sempre questo dato. Il contagio non avviene all'interno della struttura scolastica, dell'istituto scolastico, perché lì sono rispettati diciamo i parametri e le prescrizioni, vale a dire mascherina, distanziamento, aerazione, mentre il contagio purtroppo avviene fuori, a livello appunto amicale o a livello familiare. Per quanto riguarda i dati di oggi, per esempio, abbiamo un dato per la nostra provincia di 55 casi positivi, dei quali 16 sono nel nostro comune, a Latina, e abbiamo però un totale di 42 guarigioni e purtroppo due decessi che riguardano sempre la nostra provincia. Quindi io capisco a questo punto, e mi rivolgo alla a proprio veramente alle concittadine e ai concittadini,
capisco il disagio e la sofferenza che purtroppo dobbiamo nuovamente riaffrontare. Abbiamo avuto tante situazioni in cui sembrava che ci fosse la speranza che oltre un certo termine, tempo, avremmo visto definitivamente ecco, la luce, la situazione di maggiore sicurezza. Non dobbiamo perdere questa speranza, però ci sono delle variabili che in qualche maniera in parte erano anche previste, perché gli epidemiologi di fatto un po' l'avevano anticipata questo rischio della terza ondata. Dobbiamo sempre sperare nella vaccinazione, adesso al di là del discorso che è accaduto ieri, del quale magari parleremo col dottor Ben, insieme al dottor Ben Bevilacqua, ma ecco, la vaccinazione rappresenta comunque il nostro strumento di difesa. Che cosa cambia con l'entrata in zona rossa? Cambia che tutti gli spostamenti possono essere effettuati solo se per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per situazioni di salute. Quindi torniamo a quelle tre ragioni necessarie per spostarci. Per quanto riguarda la ristorazione e i bar, di fatto i ristoranti e i bar restano chiusi, hanno la possibilità i bar di effettuare l'asporto fino alle ore 18, mentre i ristoranti l'asporto lo possono fare fino alle ore 22. Ed è consentito invece il servizio a domicilio senza limiti di orario. I negozi rimarranno aperti, solamente i negozi alimentari e di prima necessità, quindi le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie, i servizi diciamo per l'agricoltura e i florovivai. Chiuderanno i negozi appunto per la vendita al dettaglio, i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Nell'ambito delle attività sportive sono sospesi gli eventi sportivi e le attività dei centri sportivi all'aperto, mentre è consentita l'attività motoria, diciamo, non distante da casa, mantenendo sempre il distanziamento. Le scuole, ne abbiamo parlato prima, adesso con la fascia, la zona rossa, sono sospese le attività in presenza e quindi potrà essere effettuata solamente la didattica a distanza. E didattica a distanza che vale appunto soprattutto per le scuole superiori e per le scuole secondarie. Chiudono anche gli asili nido di fatto, e questo sicuramente rappresenterà un altro motivo di disagio per quanto riguarda l'organizzazione diciamo familiare, l'organizzazione anche rispetto all'attività lavorativa. Dobbiamo avere pazienza e nello stesso tempo io direi che, cioè, pure se parte da lunedì, faccio una raccomandazione e un invito a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando e seguendo. Non facciamo che domani e dopodomani diventi, diciamo, il saldo di fine stagione. Cerchiamo di essere sempre responsabili. Il fatto che ci sia l'apertura dei ristoranti, dei bar, ci permette di andare, però ecco, facciamolo sempre con misura e con attenzione. Nel momento in cui si vede un potenziale assembramento, cerchiamo di evitare di esserci e di frequentarlo, di contribuire all'assembramento, perché non è che la zona rossa, sì, di fatto a norma di decreto scatta da lunedì 15 marzo, ma dal punto di vista numerico siamo di fatto già in questo momento in zona rossa, pur se, ripeto, dalle valutazioni che abbiamo fatto questa mattina rispetto ai contagi scolastici la situazione era sotto controllo. E di fatto
anche i cluster e i vari link, cioè vale a dire le modalità di contagio, i focolai, erano tutto sommato abbastanza sotto controllo. Però siccome c'è una crescita del numero dei contagi graduale che si sta appunto incrementando, dobbiamo necessariamente dare un freno. Abbiamo avuto l'esempio del comune di Roccagorga, che è stato chiuso, è stato diciamo in zona rossa per un certo tempo e adesso ha un livello numero zero di contagi. Ho sentito le esperienze degli altri colleghi sindaci di regioni che sono già in zona rossa da un po' e appunto ho chiesto loro consigli e mi son fatto dire come hanno gestito questa esperienza. Quindi di fatto ci siamo già passati in un tempo che ci sembra un'eternità, perché adesso di fatto è passato un anno e sembra quasi di essere tornati al punto di partenza, ma non dobbiamo dire così. Dobbiamo dire che conosciamo questa malattia, ne conosciamo la sua espressione clinica, conosciamo anche, abbiamo degli strumenti terapeutici come ad esempio gli anticorpi monoclonali, abbiamo l'antivirale che comincia ad avere una sua efficacia, però abbiamo anche purtroppo situazioni che possono invece entrare in una in una fase di complicanze che possono anche essere, lo dobbiamo dire, anche mortali, perché abbiamo raggiunto il numero di 100.000, oltre i 100.000 morti in questi ultimi giorni. E di conseguenza, ripeto, dobbiamo essere consapevoli, ma nello stesso tempo fiduciosi. So che c'è il dottor Bevilacqua che si è collegato, si sta per collegare. Ecco, buonasera, dottor Bevilacqua. Sì, buonasera a tutti. Sì. Sì, ecco, ho appena fatto un po' il punto riguardo a questa alla comunicazione che siamo passati in zona rossa e quindi quali erano le prescrizioni e le osservanze da seguire, e nello stesso tempo anche però noi dobbiamo dire che c'è a questo punto la conoscenza della malattia nelle sue modalità espressive, abbiamo degli strumenti terapeutici, abbiamo degli strumenti, uno strumento importante di prevenzione qual è quello della vaccinazione. Ecco, rispetto ai vaccini, a questo punto come siamo messi? Poi ovviamente facciamo anche una parentesi rispetto agli eventi di cui siamo venuti a conoscenza ieri, la regione, la ASL, insomma, come si sta regolando, che indicazioni ha dato? Allora, il punto sui vaccini è che, come sapete, noi abbiamo attivato altri punti per AstraZeneca già da qualche tempo, non so se prima, ma credo dopo l'altro collegamento, e quindi abbiamo attivato il centro anziani di Latina, ringrazio il sindaco sempre per la disponibilità che ci dà nel trovare spazi nuovi. I spazi nuovi dipendono sempre dal numero di vaccini che noi abbiamo a disposizione. Abbiamo attivato l'ospedale di Terracina e un altro spazio dell'amministrazione provinciale a Formia. Fra pochi giorni attiveremo un altro spazio del comune di Formia e poi, annuncio così, però è quasi sicuro, stiamo cercando con il sindaco un ulteriore spazio più grande, perché tutti ci aspettiamo che i primi di aprile, così come dicono tutti, dovrebbero arrivare molte più dosi. Hanno anche autorizzato il vaccino Johnson & Johnson, sapete che è unica dose, non si rifà il richiamo, quindi è molto più maneggevole, quindi da questo punto di vista ci dobbiamo attrezzare. Il dato nuovo è che da questa settimana hanno iniziato a vaccinare anche i medici di famiglia. Il dato che ci eravamo lasciati a 80, ma sono arrivati a 253, e stanno ancora aumentando le adesioni dei medici di famiglia, e questo ci fa ben sperare per la campagna vaccinale di massa, perché senza l'aiuto dei medici di famiglia che hanno ambulatori su tutta la provincia, ma in tutta Italia, è normale che la vaccinazione di massa diventerebbe estremamente difficile. Abbiamo dato le prime 1.100 dosi, la prossima settimana daremo 2.200 dosi, è normale che la campagna dipende sempre dal numero di dosi di vaccino che abbiamo disponibili. Come
avete appreso comunque dai media, da telegiornali o dalla carta stampata. Purtroppo in questo periodo, in questi giorni e probabilmente fino a fine marzo ci sarà una sofferenza per lo stoccaggio di vaccini in Italia, sia di AstraZeneca sia di Pfizer, quindi veramente stiamo facendo i conti con le dosi contate proprio perché dobbiamo assicurare a tutti coloro che sono stati sottoposti alla prima dose di vaccino, la seconda dose di vaccino per il momento di Pfizer. Abbiamo riprogrammato la settimana rispetto anche proprio oggi rispetto al nuovo piano terapeutico. Sapete, oggi è stato pubblicato il nuovo piano terapeutico dal Ministero della Sanità e quindi non è cambiato così molto, ma è cambiato per quanto riguarda soprattutto quello che già noi nel Lazio già stavamo facendo, le fasce di età, partendo dalle fasce di età di 80 anni, a 70, 70, 60 e poi al di sotto dei 60. Si sono fermati alla fascia di età 70, 60 e al di sotto dei 60 per cercare di fare proprio dare la possibilità a tutti di vaccinarsi. Abbiamo quasi terminato, fra poco, tutte le forze dell'ordine. Credo che la prossima settimana termineremo di vaccinare anche quelle che erano le priorità delle polizie municipali. Abbiamo ancora qualche operatore sanitario da vaccinare e da qui a 10 giorni li vaccineremo e poi inizieremo a vaccinare i soggetti fragili che abbiamo iniziato quelli over 80 a domicilio, ma il piano nazionale prevede oltre che gli over 80 anche di fare tutti i soggetti fragili, mi riferisco a quei soggetti che hanno patologie veramente invalidanti, a quei soggetti che sono a casa o che sono che hanno l'esenzione C02, ossia soggetti con invalidità al 100% con accompagno. Anzi, comunico che da questa sera, dopo mezzanotte, è possibile per questi soggetti prenotarsi sul sito regionale come hanno fatto tutti gli altri. Quindi chi avesse l'esenzione C02, significa soggetti con invalidità al 100% con accompagno, da questa sera può prenotarsi e anche chi ha l'esenzione C05 che sono gli ipovedenti. Quindi queste categorie da questa sera possono prenotarsi perché noi abbiamo aumentato le agende vaccinali e quindi troveranno sicuramente spazio nella nostra provincia, speriamo, altrimenti aumenteremo le agende vaccinali, ma come ormai sapete le agende aumentano la regione rispetto al numero di vaccini che abbiamo disponibili. Questo era un aggiornamento, diciamo così, generale, sia per quanto riguarda i vaccini Pfizer, che sono dedicati alle persone fragili. L'altro dato che volevo dirvi è che il vaccino AstraZeneca, su indicazione dell'AIFA, del Ministero, non ha più limiti di età, quindi è possibile effettuarlo a chiunque. Non a coloro che hanno la fragilità estrema, quindi patologie fortemente fragili, ma chiunque si trova, diciamo così, in buone condizioni può fare l'AstraZeneca senza limite di età. Ok, sì, ecco, posso confermare che con il dottor Prego. Bevilacqua ci siamo sentiti anche in questi ultimi 2 giorni con l'obiettivo di cercare di trovare una struttura molto ampia per fare diciamo una sorta di punto di riferimento per le vaccinazioni di grande, diciamo, di grande superficie, ecco. E quindi come Comune di Latina stavamo individuando un sito, magari anche in accordo con la provincia, proprio per far sì che ci sia uno spazio adeguato a disposizione appunto dei cittadini. Oh, adesso insomma, ecco, entriamo un momento in una discussione che può essere, un discorso che può essere anche un po' clinico, ma cioè, rispetto a queste morti che sono state, diciamo, rese note ieri dai media, ecco, so che è stato disposto il blocco di un lotto, no? Un lotto di vaccini che in pratica sono quelli che
sono stati somministrati a queste persone che sono decedute. Io non voglio fare né l'epidemiologo, né il virologo, né l'allergologo, non ho le competenze e quindi non mi voglio esprimere, però ecco, prima che la gente assuma, faccia considerazioni anche presa dal panico, io invece vorrei intanto rassicurare, perché intanto si dovrà valutare dal punto di vista autoptico se c'è una correlazione, e i numeri ci dicono però che stiamo parlando di numeri di due possibili morti sospette su 6 milioni di persone vaccinate in Italia, delle quali 850.000 con AstraZeneca. Abbiamo 3 milioni di contagiati e 100.000 morti, quindi dobbiamo sempre, insomma, noi che abbiamo la nostra formazione professionale che si basa sulla medicina, basata sulle evidenze, dobbiamo sempre tener conto di questi dati numerici. Quindi, diciamo, ecco, rispetto a questa situazione, qual è la linea che la Regione sta attuando? Allora sì, non l'ho detto prima perché mi aspettavo la domanda, quindi avrei tolto il gusto della domanda, però non è un gusto, è una cosa seria. Anche noi ieri abbiamo appreso del sequestro di un lotto, precisamente un lotto che anche noi abbiamo somministrato nei giorni che vanno dal 15 al 24 febbraio, e quindi già sono passati molti giorni dalla somministrazione e non abbiamo avuto segnalazione di effetti fortunatamente collaterali. Come diceva il sindaco, è normale che noi dobbiamo sempre stabilire quello che è necessario e più positivo per cercare di capire se fare i conti su singoli non è mai il caso, ma giustamente sono state fatte tante vaccinazioni e quindi la vaccinazione è sempre una cosa certamente positiva rispetto alla malattia. Muoiono molto più di malattia che non eventi avversi da vaccinazione, però è normale in questa fase in cui i media pongono molta attenzione e le persone si preoccupano. Ho ricevuto poco fa una telefonata, giusto per dirlo, non so se domani sta sulla stampa, di un'anziana di Ponza che è morta a 82 anni a 10 giorni dall'effettuazione della vaccinazione, ma non era AstraZeneca, era Pfizer. Ma ci può stare che un'anziana può morire di morte naturale a 82 anni, insomma, quindi non è detto che sia rapportato alle vaccinazioni, ma come diceva il sindaco, giustamente aspettiamo l'esame autoptico e vediamo un attimo se quelle morti sono state messe in relazione alla vaccinazione. Noi proprio ieri abbiamo cercato di capire a chi fosse stato somministrato il lotto di vaccino. Sono circa 2.400 persone, dosi che abbiamo effettuato in maniera composita, sia le forze dell'ordine, sia i professori, sia i sanitari. E abbiamo deciso come ASL, forse non lo so se altre ASL lo stanno facendo, abbiamo deciso di domani incominceremo, quindi annuncio, incominceremo a fare una chiamata attiva, ma non solo ai soggetti che comunque sono stati sottoposti a vaccino AstraZeneca di quel lotto. Effettivamente già con l'ospedale, quindi con malattie infettive, ci eravamo ripromessi di fare una chiamata attiva per valutare noi stessi gli effetti eventualmente dopo la somministrazione del vaccino. È normale che alcuni effetti ce li aspettiamo, ossia febbre, mialgia, spossatezza, sono gli effetti. Ricordiamo che AstraZeneca poi non è un vaccino mRNA, anche se anche il Pfizer ha dato febbre e spossatezza, ma è un vaccino che è inoculato insieme all'adenovirus, quindi ci può stare che viene la febbre, che viene la spossatezza, che vengono mialgie. Ecco, e quindi proprio per cercare di capire, ma soprattutto per assicurare coloro che magari leggono sul foglio vaccinale che sono stati sottoposti al vaccino con quel lotto e magari si preoccupano, abbiamo sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, forse anche lunedì mattina se non ci riusciamo, chiameremo 2-3.000 persone e per capire un attimo gli effetti del vaccino, per cercare di capire come stanno. Ma noi segnalazioni in merito non abbiamo avuto di eventi avversi, sono passati ormai dall'ultima dose
che abbiamo somministrato di quel lotto dal 24 febbraio, ormai sono passati 17-18 giorni. Se avessimo avuto eventi avversi, probabilmente avremmo avuto le segnalazioni. Quindi non credo che quel lotto, a meno che abbiamo somministrato, abbia provocato nella nostra provincia qualche situazione. Ma quel lotto, ripeto, però non è stato somministrato solo in Sicilia, ma è stato somministrato in tutta Italia. Quindi, caso che sia avvenuto fenomeni, le morti purtroppo di due persone in Sicilia, però, come diceva prima il sindaco, sono stati somministrati circa 1 milione di vaccini in Italia da AstraZeneca. E fortunatamente non è successo assolutamente nulla per quanto riguarda le altre somministrazioni. Quindi io mi sento di rassicurare le persone, è una vita che facciamo vaccinazioni, abbiamo sempre questo tipo di tema, però la vaccinazione, fare prevenzione, è sempre una cosa che comunque supera di molto il fatto di avere la malattia, perché come ricordava giustamente il sindaco, di malattia purtroppo muoiono tantissime persone, molte di più di quelli che sono gli effetti collaterali che può dare un vaccino. Bene, dunque ci sono un paio di domande per il dottor Bevilacqua, quindi poi ci sono alcune domande che riguardano il discorso della zona rossa a cui risponderò io, quindi magari un paio di domande rispondi te così poi ti liberiamo. Ecco, coloro che hanno già un appuntamento e sono ultra settantenni, se dovessero arrivare altre dosi potrebbero ricevere il vaccino prima della data stabilita? Che tipo di vaccino ci faranno? E la seconda dose mi capita a luglio. Presumo che se la seconda dose è a luglio, già avuto la prenotazione. No, come dicevo prima, ormai si è aperto, quindi non è più dopo 70 anni vaccino Pfizer e sotto i 65 anni o 70 anni vaccino AstraZeneca, è aperto. Il Pfizer so che ormai hanno chiuso i centri vaccinali per Pfizer perché li dobbiamo riservare, visto la scarsità, a meno che non arrivino tantissimi ai soggetti fragili, ai quali non possiamo fare AstraZeneca, e quindi tutte le agende sono per AstraZeneca. È possibile che dai primi di aprile, come è successo qualche settimana fa, si possano riaprire le agende rispetto al numero di vaccini che arrivano. Non arriveranno solo AstraZeneca e Pfizer, ma come ho detto precedentemente, ieri è stato approvato anche il vaccino Johnson & Johnson. Sappiamo, ci hanno comunicato che dai primi di aprile arriveranno anche questi altri vaccini e quindi sicuramente si apriranno nuove agende, a meno che non si diano tutti ai medici di famiglia, che potrebbe anche essere per spalmare la vaccinazione su tutto il territorio nazionale. Però se dovessero dare anche a noi i centri vaccinali Johnson & Johnson, apriremo altri siti e, come stiamo dicendo, stiamo alla ricerca già di nuovi spazi per cercare di prendere spazi enormi, per cercare di fare più linee vaccinali all'interno degli stessi e non sparpagliarsi in spazi magari angusti. Quindi stiamo cercando veramente, abbiamo individuato un paio di spazi, credo che ce la faremo a individuare un enorme spazio in cui poter vaccinare magari 1.000-2.000 persone al giorno. Ok, per le patologie tumorali con esenzione 0,48, quando verranno vaccinate? Allora, le patologie oncologiche hanno determinato a livello ministeriale sul piano, anche qui con esenzione 0,48 non è possibile prenotarsi, ma hanno individuato due tipi di soluzioni. Una è le patologie oncologiche saranno prese in carico dalla struttura di riferimento e quindi colgo l'occasione per dire se un malato oncologico è gestito da una struttura che sia fuori dalla provincia, è la struttura fuori dalla provincia che deve soddisfare l'inoculazione del vaccino, quindi fare la vaccinazione. Noi stiamo preparando i nostri colleghi che gestiscono le strutture oncologiche, abbiamo fatto proprio la settimana scorsa una call tutti insieme, stiamo preparando le liste per soddisfare questi tipi di patologie, iniziando però dalle patologie all'interno delle patologie oncologiche che hanno un'esenzione particolare, soprattutto
nei soggetti che fanno terapia immunosoppressiva o che comunque hanno da 6 mesi iniziato la terapia. Iniziamo prima da questi che riteniamo che si ritengono più fragili, poi passare ad altre categorie. Tenuto conto che il nuovo piano vaccinale per le categorie che non presentano estremi caratteri di fragilità, dicevo, il nuovo piano prevede le fasce di età. Quindi, qualora la fascia di età rientra tra quelle di prenotazione, ci si può rivolgere anche al medico di famiglia. L'ultima domanda per il dottor Bailacco: questi vaccini che durata hanno di copertura andranno ripetuti a distanza di tempo? A seconda del tipo di vaccino, il vaccino Pfizer si ripete dopo 21 giorni, il vaccino AstraZeneca si ripete dopo 78 giorni, il Johnson & Johnson, come dicevo, è un'unica somministrazione, non c'è un richiamo. Questo dipende dalla stimolazione immunitaria, nel senso che il primo vaccino serve a stimolare il sistema immunitario, dopo il richiamo il sistema immunitario reagisce ancora di più, producendo anticorpi e quindi dando un'immunità più duratura rispetto alla patologia. La cosa che è cambiata rispetto al passato è che coloro che dopo la prima vaccinazione vanno incontro ad infezione che può succedere o a contatto con il virus, anche se asintomatici, non devono fare più richiamo. Coloro che invece che hanno avuto il contatto con il virus, siano essi asintomatici o sintomatici, dall'ultimo tampone negativo, dopo almeno 3 mesi possono vaccinarsi, anche questi fanno un'unica somministrazione di vaccino. La seconda dose del vaccino dipende dal tipo di vaccino, come dicevo, quindi chi ha fatto, ma d'altronde quando prenotate un vaccino, a seconda del tipo di vaccino vi viene dato subito l'appuntamento per la seconda dose. Quindi se è Pfizer, ripeto, è dopo 21 giorni, se è AstraZeneca, dopo almeno tra la 11ª e la 12ª settimana. Johnson Johnson prevede un'unica somministrazione senza richiamo, quindi è molto più maneggevole. Va bene, allora ti ringrazio per la disponibilità, buon lavoro, ne abbiamo Grazie a bisogno, te, buon ci lavoro anche a aggiorniamo. te. Ok, ciao, grazie, Ecco. buonasera a tutti. Allora, intanto chiudiamo, sì, mi dicevano, la signora chiedeva quanto dura la copertura una volta fatta anche la seconda dose, ma su questo ancora non ci sono poi dati così certi rispetto alla copertura, se è annuale, bisogna anche ragionare poi in termini di variazioni del virus stesso. Approfitto anche per dire che chi è stato contagiato può anche donare il proprio plasma, il proprio sangue, ed entrare in un protocollo sperimentale che è stato attuato dall'ospedale Santa Maria Goretti. Magari troverete dei riferimenti riguardo nel sito dell'ASL per questo. Se ci sono delle domande invece che riguardano il discorso della zona rossa, se abito a Latina Scalo posso andare a fare la spesa al Conad del Sermoneta Shopping Center? Questa è una domanda ricorrente. Allora, vale sempre il principio del negozio di prossimità. Qui dobbiamo entrare nell'ordine di idee di cercare di limitare al massimo gli spostamenti. È chiaro che se il centro commerciale di Sermoneta è vicino a dove risiede la signora, diventa un possibile andare a fare spesa in quel centro commerciale, pure se è di un altro comune. Questo è il principio, insomma, che abbiamo adottato anche la volta precedente. Spostamenti solo per necessità, ma bar aperti, quindi posso andare da Piazza del Popolo a prendere un caffè a Sabotino. Domanda 2, capoquartiere chiuso il pontile e la piazza. Allora, gli spostamenti, cioè i bar sono aperti per situazioni di asporto. E asporto, i bar possono essere aperti solo fino alle 18 per l'asporto. E siamo sempre lì, certo, se dobbiamo andare a prendere un caffè a Borgo Sabotino e abitiamo magari in centro a Latina, ecco, cerchiamo di ognuno di sacrificarsi, di limitare al massimo gli spostamenti.
I bar, per esempio, chiudono alle 18 proprio perché si vuole evitare la possibilità di situazioni di asporto e poi assembramenti nei pressi del bar. I ristoranti invece hanno la possibilità di fare l'asporto fino alle ore 22, proprio in virtù del fatto di prendere il cibo per mangiare, insomma, ecco, per la cena. Mentre il servizio a domicilio, ricordo che è senza limiti di orario. La seconda domanda era la piazza, quale piazza? Perché rispetto al capoportiere, noi capoportiere chiuso il pontiere e la piazza. Noi chiudiamo il pontile proprio perché è uno spazio che è facilmente delimitabile e che, diciamo, per la sua bellezza è invece facilmente occupabile, no? E può creare situazioni di potenziale assembramento. Se si riferisce magari a situazioni delle piazze nella nostra città, al centro, diciamo, ecco, questa è una valutazione che abbiamo fatto anche questa mattina. Ci saranno ancora più controlli, perché chiudere ad esempio Piazza Dante, che è uno spazio solitamente dove solitamente ci si affolla, e poi magari creare l'assembramento 500 metri più là, a questo punto preferiamo sapere che c'è quel luogo e controllarlo in maniera più incisiva e più assidua. Dobbiamo renderci conto che in questa fase qui ognuno non deve aggirare la sanzione, ma deve aumentare ulteriormente il proprio senso di responsabilità. Ancora un paio di domande, se ci sono. Per attività motoria non distante da casa, che significa in termini di metri o chilometri? Ma diciamo che l'attività sportiva, cioè quindi la corsa, è consentita non distante da casa, ma non c'è mai stata una vera e propria definizione in termini di metri, 500 metri o 200. Diciamo che è un concetto un po' approssimativo, ma vale il fatto che, insomma, non dobbiamo stare percorrere chilometri magari per andare in un altro parco, e così come invece l'attività motoria, dove per attività motoria si intende la camminata e la passeggiata, magari anche il discorso di portare il proprio cane a fare i propri bisogni, ecco, questo va fatto proprio nelle immediate vicinanze del proprio abitato. Sono regole che avevamo in qualche maniera diciamo attuato, interiorizzato, no? Nella fase precedente, adesso, ecco, ce ne dobbiamo purtroppo rinfrescare. Un'ultima domanda: il 19 andrò a Pomezia a fare il vaccino, lavoro nella scuola, sono di Latina, avrò problemi per arrivarci essendo in zona rossa? No, questa rientra tra le tre condizioni, che sono stato di necessità, situazione di lavoro o problemi di salute. Quindi con l'autocertificazione, se lei deve fare il vaccino a Pomezia, evidentemente è un discorso di stato di necessità e allo stesso tempo stato di salute, quindi non ci sono controindicazioni. Bene, io concludiamo qui. Questa volta veramente Forza Latina ce lo dobbiamo nuovamente tornare a dire. Ripeto, non entriamo adesso in uno stato di sofferenza mentale, dobbiamo reagire ed essere fiduciosi come lo siamo stati nella prima ondata. Qualcuno potrà dire: ma adesso ci ritroviamo allo stesso punto. No, non siamo allo stesso punto, ricordiamocelo. Perché, ripeto, ancora una volta, conosciamo la malattia, ne conosciamo, diciamo, in buona parte l'evoluzione, abbiamo lo strumento del vaccino, ce ne saranno anche in prospettiva molti, molti di più, sia in termini di quantità, sia dal punto di vista qualitativo. E se pensate a marzo dello scorso anno, in cui eravamo in pieno lockdown, non c'era un vaccino, non conoscevamo bene quale fosse l'evoluzione della malattia, ecco, io mi sento di dire, ecco, Latina cerca di avere fiducia e al solito con un comportamento collettivo, da spirito di comunità, cerchiamo di osservare queste regole che
ci è stato detto già altre volte, ma questa volta diciamocelo in maniera ancora più ferma e più forte, un piccolo sacrificio in un tempo ristretto probabilmente ci può consentire di evitare di fare grossi sacrifici magari che debbano durare di più. Forza Latina.